Salve a tutti signori, sapete che cos'è questo? Beh, banalmente uno Xiaomi Mi 8. Io non ho mai comprato un telefono Xiaomi in vita mia e penso che questo sia il miglior momento per comprarlo da un lato, ma il peggiore dall'altro. E siccome questa non è la review, perché le review non se le caga nessuno su YouTube, magari arriverà in futuro, non sto qui a specificarvi tutti i motivi. Quello di cui volevo parlare oggi è una, diciamo, fregatura che poi non è esattamente così, messa in atto da Xiaomi dal Mi Mix 2S in poi, credo, perché ce l'ha anche quello. Praticamente voi vi comprate il vostro bellissimo telefono dalla Cina, Xiaomi ovviamente, in questo caso un Mi 8 6 128 GB, pagato ovviamente molto meno perché l'ho preso dalla Cina. Poi, poco, quando arriva la ROM Global, che è arrivata una settimana e qualcosa fa, ce la installate sopra, ovviamente a bootloader sbloccato, e siete a posto, il telefono diventa perfettamente usabile, siccome la China Stable non è poi una cosa così furba e roba come MIUI Italia o Xiaomi.eu sono robe, diciamo, private che non c'entrano con Xiaomi ufficiale. L'unica che rilascia Xiaomi ufficialmente per noi europei sarebbe la Global, che è una versione senza tutte le cagate cinesi, supporta Play Store, autorizzata da Google, siccome si sono messi d'accordo tra i cazzi mazzi, e funziona perfettamente per noi, quindi è come avere un telefono comprato qua. Che cosa però ha introdotto Xiaomi da quando, diciamo, vende direttamente in Italia o in Europa? Praticamente, se voi prendete il modello cinese, sbloccate il bootloader, installate la ROM globale e poi volete ribloccare il bootloader, beh, non potete. L'unico modo di avere una ROM global e avere anche il bootloader bloccato è comprare direttamente la loro versione europea che vendono qua, quindi ad un prezzo maggiorato. Non di tantissimo in realtà, però sono telefoni che vanno al risparmio e io non vado a spendere 530 euro per la versione da metà dei gigabyte di questo quando con 400, anzi addirittura meno, mi sono portato a casa questo qui. Questo però è un metodo un po' furbetto che ha funzionato anche per tanto tempo, per esempio tutti i Redmi che ho comprato, 4, 4X, adesso il 5 non lo so, però comprati da Gearbest penso che facesse questa cosa qua, cioè installare la ROM Global. Funzionavano benissimo, tra l'altro una volta che vuoi fare qualsiasi modifica, quindi vuoi sbloccare il bootloader perché è sempre il primo passo, ti tocca aspettare dalle 72 a tipo le 360 ore perché Xiaomi autorizza il tuo account allo sblocco del bootloader. Allora il mio era già autorizzato, stra-autorizzato perché l'ho fatto un sacco di volte, però ti rompi anche le balle a una certa e c'è anche un limite di quanti sblocchi puoi fare. Adesso io l'ho sbloccato 5 volte in una giornata, quindi non so. Ma la vera rottura di balle è che non te lo faranno mai ribloccare e voi direte: ma che te ne frega se il bootloader rimane sbloccato? Beh, in realtà me ne frega perché effettivamente, anche se tu poi non fai il root, se non metti la recovery, se non fai assolutamente nessun'altra modifica, cioè flashi solo la ROM con il Mi Flash Tool, comunque sei fuori, diciamo, dal safety net di Google. Questo lo potete controllare scaricando un'app, in realtà da buono il Safety Net e poi il CTS, CST, quella roba lì, non la dà buona. Questo significa che non potete usare app di pagamento con NFC, come usavo io per esempio la mia app di Hello Bank, non potete usare Android Pay, non potrete usare Android Pay. Ci sono delle app che se inseriscono al loro interno il controllo di questo Safety Net, voi non potete nemmeno visualizzarle sul Play Store, vi faccio l'esempio Netflix. Non lo potete vedere, vi dovete scaricare l'APK e sicuramente ci sono anche altre cose che non sono indispensabili, ma rompe le balle fare a mano, diciamo, perché io ho abituato bene da 2 anni di Samsung, sinceramente, di mettermi lì a scaricare APK, fare modifiche, eccetera, insomma, non sono molto propenso. E tra l'altro vi faccio vedere, io il root non ce l'ho e comunque permane questa cosa della sicurezza violata, non saprei come definirla, di Google, quindi basta solo il bootloader sbloccato in realtà e non avete modo di ribloccarlo perché se lo ribloccate la ROM globale non si avvia. In realtà ci sarebbe un modo di fregare questo safety net e sarebbe installare Magisk, che è praticamente una robetta da flashare con poi un'applicazione di appoggio che vi permette, diciamo, di raggirare questi controlli, solo che per installarla dovete spingervi ancora più in là col modding, cioè avere una recovery e poi flashare anche il pacchetto. Quindi significa fregare questo controllo anti-modding facendo ancora più modding. E tra l'altro, se lo fate su Xiaomi Mi 8, almeno con l'installazione classica, non si avvia neanche la ROM, quindi dovete fare una procedura. E
e che comunque trovate su XDA, perché la gente fa, la gente prova, la gente chiede, questo telefono è molto venduto e si trova il modo di fare tutto, però voglio dire, è veramente una miseria. E qui si suda come dei disperati. Xiaomi ha scelto questa linea. Se cercate sul mio forum c'è gente che ha aperto anche una petizione per far ribloccare il bootloader dopo aver installato la ROM globale, ma io credo che finché rimarrà qui in Europa, quindi a vita, non permetterà di fare una cosa del genere. Sarebbe, boh, magari qualcuno si inventerà un raggiro, però il fatto di poter installare una ROM globale e poi far funzionare tutto come il telefono venduto qua a 100 euro in più, chiaramente è una cosa che fa perdere soldi a Xiaomi e a tutti quelli che ci stanno di mezzo. Poi qualcuno si inventerà il metodo di fregare anche questo sistema, di far avviare la ROM lo stesso, magari poi non ha IOTA, quindi la gente come me, abituata bene da Samsung e cose così, si rompe le balle a dover sbloccare il bootloader, mettere ROM, cominciare a flashare. Si rompe le balle. Uno vuole comprare il telefono e che funzioni. E voi direte, però te lo compri dalla Cina a meno e pretendi che vada tutto. Ma è sempre stato così. È sempre stato così. Te lo compri dalla Cina, ti trovi la China merda, te la togli, ci metti la Global e tutto funziona da Dio. Però, insomma, è andata così. Quindi a uno dispiace di avere un top di gamma del genere che ha delle, seppur piccole, limitazioni. Poi è ovvio che il resto funziona tutto. In realtà mi rompe un po' le balle che ho dovuto mettere India come paese di origine, altrimenti lo sblocco facciale non funzionava. Quindi il motivo per cui c'è sto padellozzo di notch, insomma, bloccato via software, mi fa un attimo. Beh, vabbè, ma sono scelte di Xiaomi queste. Tolto questo, il telefono di per sé è fantastico, arriverà la review e vedrete che figate può fare in tutti i sensi. E niente, per siccome fa un caldo della disperazione, ci molliamo qua con questa grossa, grossa lagna.